La Virtus in Gallia si vede fermata sul pareggio al Bianchelli da un Sora pimpante e propositivo che, dopo aver controllato il gioco nelle battute iniziali, ha subito il ritorno ai rossoblù che, passati in vantaggio, hanno provato a conservare il controllo del gioco per mettere al sicuro il punteggio e invece si sono visti raggiungere superata la metà della ripresa prima di un finale nervoso e avvincente. Nell'undici iniziale Clementi di rotta tomba a sinistra riproponendo Marini al centro della difesa, mentre il Sora si presenta in campo con una formazione giovanissima con 5 under tra i titolari. Dirige Buzzone di Enna. Il Sora si presenta subito con un atteggiamento propositivo e spigliato con un ritmo molto alto. La Vigor capisce che deve alzare l'attenzione e concede l'iniziativa ai laziali, che però riescono a produrre solo un'azione degna di nota all'undicesimo con Gubellini che controlla e si gira in area ma non c'entra la porta. Con il passare dei minuti i padroni di casa riescono a prendere le misure ai bianconeri, che devono rallentare. Al diciassettesimo Pesarezzi, servito allo spunto di Scheffer, non riesce a superare il muro ospite. Il Sora si rivede al ventiduesimo con una conclusione al lato di Trivelli, ma la Vigor cresce e alla mezz'ora passa in vantaggio. Criota su calcio piazzato da destra manda in area di rigore nella mischia davanti a Crispino, il pallone resta lì e Marini risolve mettendo in rete la sfera per l'1-0. Accusano il colpo i bianconeri, mentre la Vigor riesce a controllare bene la situazione tornando a rendersi pericolosa al 38esimo sull'asse che riota Valdini, la cui conclusione viene deviata in angolo a Crispino. Dopo l'intervallo le due squadre tornano in campo senza variazioni negli schieramenti e ancora la Vigor a rendersi pericolosa per prima dopo due minuti, ma Pesaresi viene anticipato dall'uscita di Crispino sul cross di Vallello. La Vigor manovra in scioltezza mentre i giocatori bianconeri non riescono a sviluppare le proprie trame con la fluidità della prima parte di gara e al sedicesimo va ancora vicino al raddoppio la Vigor, ma Pesaresi sciupa davanti a Crispino il buon lavoro di Scheffer. Campolo, per superare il momento difficile, inserisce forze fresche e la Vigor sembra in controllo, ma al 24esimo si fa raggiungere. Punizione dalla tre quarti di Digilio che pesca in area la deviazione quasi impercettibile ma determinante di Veron, che tocca quel tanto che basta per ingannare Sarti infilando l'angolino per l'1-1. Stavolta è la formazione di casa ad accusare il colpo e i bianconeri vanno vicini a ribaltare il punteggio al 28esimo quando la parabola di Trivelli va a stamparsi sulla traversa. Gagliardi raccoglie e prova la botta ma trova Sarti reattivo, poi la difesa rossoblu libera. Lo spavento ha l'effetto di scuotere i rossoblu che si riversano in avanti costringendo la formazione laziale a ripiegare all'interno della propria tre quarti, con l'ingresso di Derrico capace di portare idee e rinnovata vitalità, e i ragazzi di Clementi provano in ogni modo a riportarsi in vantaggio. Al 36esimo Tomba si vede deviato in corner un colpo di testa sul secondo palo, sul successivo tiro alla bandierina il Sora si salva ancora in corner sui tentativi insistiti degli avanti di casa che sull'azione seguente reclamano il gol, ma la difesa laziale secondo Buzzo allontana prima che la sfera varchi la linea di porta. Il Sora sotto pressione riesce a spezzare il ritmo ossessivo dei rossoblù con la tensione che si alza in alcuni momenti e Buzzone costretto a riportare la calma con difficoltà nel concitato finale in cui il Sora ci prova nel primo minuto di recupero con una punizione di Dicilio a sfiorare il colpaccio su cui Sarti però non si fa sorprendere. Poi l'ultima occasione proprio a ridosso il triplice fischio finale è di Scheffer che conclude con forza la posizione defilata dopo una bella discesa, ma Crispino è attento e manda in angolo e alla chiusura delle ostilità la Vigor si deve accontentare di un pareggio che però prolunga 6 le partite della serie positiva rossoblù, mentre sono decisamente più soddisfatti i laziali che strappano un punto dopo un periodo complicato. Peccato che nella seconda parte abbiamo preso il gol nel nostro momento migliore, perché fino lì non c'erano segnali di subire una rete. Loro sono stati bravi che nell'unica occasione da fermo l'hanno concretizzata. Poi dopo 5 minuti, è vero, hanno avuto un colpo di testa, una traversa, una bella parata del nostro Sarti e ci ha fatto male l'uno pari ovviamente. E da lì in poi, gli ultimi 25 minuti, c'è stata una bellissima reazione, una buona reazione con 2-3 palle non concretizzate, salvataggi sulla linea. Insomma, a bocce ferme, come si dice, un risultato che ci sta un pochino stretto sinceramente. Un terzo pareggio consecutivo, qualche preoccupazione soprattutto per il fatto di aver subito essersi trovati in tutte e tre le partite in vantaggio, però essersi fatti rimontare. Ma no, non è il fatto di farsi recuperare che spesso succede, ma non è quello il problema. Ecco, diciamo che abbiamo la necessità di recuperare, non è una scusa assolutamente, è una constatazione, più gente possibile per
per fare a volte anche altre scelte, per far recuperare anche qualche giocatore importante, per far rifiatare anche qualche giocatore importante. Però, ripeto, oggi è stata una discreta vigor, insomma, ecco, una discreta vigor a tratti, a momenti, a segmenti, bene i primi 20 minuti del secondo tempo, del primo tempo, bene la mezz'ora del secondo tempo, ovvio che, ripeto, il risultato ci lascia un pochino di amaro. Sicuramente è stata una gara, siamo partiti molto bene, 20-25 minuti alla grande, secondo me abbiamo messo in grande difficoltà la Vigor, senza creare tantissimo, però abbiamo avuto il pallino in mano completamente. Sono uscite un po' le nostre fragilità, che sono figlie comunque di due sconfitte, per cui dopo un paio di ripartenze siamo andati un po' in paura, abbiamo subito il gol intorno al 38esimo, mezz'ora, 31esimo, scusatemi, e là siamo andati un po' in down, diciamo, per certi aspetti. Mi sono dovuto arrabbiare nello spogliatoio, dove ho chiesto una reazione, perché comunque è chiaro, venire a giocare qui a Senigallia contro una squadra molto molto forte, alla quale, cioè, è forte appunto, e è complicato e ci sa saper soffrire. Ho chiesto di restare in gara fino alla fine, perché sapevo che avevamo in campo, ti parlo, un paio di persone che avevano comunque, chi da due mesi e mezzo fermo, chi non giocava da tanto, per cui ci poteva essere un calo contestato. Abbiamo fatto dei cambi, siamo stati bravi a livello tattico a cambiare la partita, a pareggiarla, abbiamo avuto un paio di situazioni anche per vincerla. Gli ultimi 10-12 minuti, fra recupero e cose varie, tanti calci d'angolo, falli laterali sotto la vostra curva, è stato un dramma calcistico, tra virgolette, dove abbiamo subito spesso e volentieri prendere il secondo gol. Siamo stati bravi a soffrire, e a volte anche questi punti che vengono con la rabbia, con la sofferenza, con la cattiveria, fanno tanto. Noi abbiamo perso 4 partite al 90esimo, per cui è abbastanza aperta la ferita, c'è la paura di riperdere nuovamente, invece ragazzi sono stati bravi. Venivamo comunque da due sconfitte tanto immeritate, specie quella domenica scorsa, per cui bravi ragazzi, ma complimenti anche al Senigallia.